Buon pomeriggio e benvenuti alla nostra prima edizione del telegiornale che ovviamente apriamo con la cronaca nera perché è avvolto nel mistero l'omicidio di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore, scomparso da casa lunedì sera e trovato senza vita ieri sera a Fosso Vallelunga a Pescara. Il ragazzo sarebbe stato ucciso con un colpo al torace che farebbe pensare ad una vera e propria esecuzione. Tutti i particolari nel servizio di Alfredo Primante. A chi ha premuto il grilletto domando: hai una mamma? Non si dà pace la madre di Alessandro Neri, Laura Lamaletto, chiusa nel suo dolore all'interno della villetta di famiglia a due passi dall'Arca a Spoltore, scrive il suo dolore nella bacheca Facebook, la stessa che aveva utilizzato nelle ore precedenti il ritrovamento del corpo del ragazzo per chiedere notizie del figlio scomparso. Attorno alle 19:30 di ieri, invece, è arrivata la conferma che il cadavere, rinvenuto grazie anche all'ausilio dei cani molecolari lungo Fosso Vallelunga, non lontano dal cimitero di San Silvestro a Pescara, è proprio quello del 29enne di Spoltore di cui si erano perse le tracce lunedì sera. Alessandro Neri è stato ucciso con un colpo al torace, secondo le prime informazioni trapelate dai carabinieri di Pescara, che mantengono però uno stretto riserbo sulle indagini. Ma chi ha ucciso Alessandro e soprattutto perché? Domande a cui al momento nessuno è in grado di dare una risposta. La famiglia Neri è benestante, papà orafo a Firenze, madre italo-venezuelana, proprietaria della cantina Feuduccio ad Orsogna, dove lavorava anche Alessandro. Un ragazzo per bene e buono, senza problemi di natura economica, anche grande tifoso del Pescara. Questa è la descrizione che gli amici hanno fornito agli inquirenti. Un ragazzo senza apparentemente alcuna macchia nella sua vita privata, il che rende il giallo, se possibile, ancora più fitto. Questa mattina, sul luogo del ritrovamento del corpo, una zona di campagna proprio sotto i piloni della circonvallazione che porta verso Francavilla, i carabinieri del nucleo investigativo di Pescara hanno effettuato rilievi e accertamenti in attesa che arrivino i RIS. In primis hanno cercato di isolare eventuali tracce di pneumatici riconducibili ad autovetture utilizzate dal o dagli assassini. In mezzo alle tante lasciate nel fango dai mezzi che ieri sera sono dovuti intervenire per estrarre il corpo dai rovi, in una posizione incompatibile tra l'altro con un eventuale suicidio. Altre informazioni utili emergeranno dall'esame autoptico condotto dall'anatomopatologo Christian Dovidio, incaricato dalla Procura di Pescara. C'è poi il mistero della macchina di Alessandro, una 500 rossa con tetto beige trovata mercoledì mattina in perfetto ordine davanti questa pizzeria di Viale Mazzini, a 50 metri dalla centralissima Piazza Salotto. Andrea, il pizzaiolo, non ha dubbi, l'auto martedì non c'era. Poi di mattina con certezza c'era parcheggiata. Il martedì mattina non c'era, il martedì mattina. Una macchina nuova, quindi ti è saltata all'occhio. Sì, mi è saltata all'occhio, poi comunque la vedevo frontalmente, bene o male, comunque la mattina è tranquillo, quindi ci faccio caso, insomma, a chi parcheggia, a chi non parcheggia. Sto particolare di sta macchina, insomma, è rossa, col tetto beige, ma questo è. Le telecamere qui intorno non funzionano. Queste che c'ho io qua fuori sono fuori uso, funzionano solo quelle interne. Gli altri mi sembra pure che sono altre dei condomini, di altre attività pure mi sa che non funzionano. Beh, mercoledì, scusa, quando hai visto? Mercoledì io sono venuto alle 7, quindi dalle 7 la macchina era qua, parcheggiata. Cosa è successo quindi tra lunedì, giorno della scomparsa, e mercoledì mattina, giorno del ritrovamento dell'automobile? Chi ha portato quella 500 in centro a Pescara, a diversi chilometri di distanza dal luogo di ritrovamento del cadavere, dato che sembra difficile ipotizzare che sia stato proprio Alessandro? Ed infine, Alessandro come è arrivato a Fosso Vallelunga e con chi? Sono tutti punti interrogativi che cercano una risposta. Su questo stanno lavorando procure e carabinieri, anche attraverso le testimonianze degli amici sentiti in queste ore. Difficile, ad ora, ipotizzare un movente per quella che a prima vista sembra una vera e propria esecuzione. Ancora cronaca nera, ci spostiamo a Paganica dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo albanese nella notte in un canale di irrigazione del fiume Vera. Nessun segno sul corpo dell'uomo, sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. Intanto indagano i carabinieri, il servizio di Daniela Rosone.
Siamo in via Fioretta Paganica, in questa strada interpoderale che conduce poi al progetto Case di Paganica. Questa notte è stato ritrovato un uomo di 36 anni, di nazionalità albanese. Ad una prima analisi non ci sono segni di colluttazione o violenza sul corpo, ma sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. Di certo l'uomo stava percorrendo questa strada per tornare a casa nel progetto Case, poco distante. Indagano i carabinieri della Compagnia dell'Aquila. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato nella notte. L'uomo, di nazionalità albanese, classe 82, EP le iniziali, è stato trovato dai carabinieri nel canale di irrigazione che costeggia la strada interpoderale di via Fioretta Paganica, che porta anche nel progetto Case, dove l'uomo, sposato e di professione muratore, viveva con la compagna. È stata proprio lei che ieri sera, attorno alle 23, non vedendolo rientrare, ha denunciato la scomparsa del marito ai carabinieri, dopo aver sentito il marito solo nel tardo pomeriggio, attorno alle 18, via telefono. I carabinieri si sono messi subito in moto per ritrovarlo, passando al setaccio la zona che lui percorreva anche abitualmente per tornare a casa. Poi la scoperta nel canale del fiume Vera. Sul corpo dell'uomo non sono stati trovati segni di violenza o colluttazione che possano far pensare ad una morte violenta, ma comunque sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia dell'Aquila, diretti dal capitano Francesco Naca, con quelli della locale stazione di Paganica. La squadra mobile dell'Aquila ha arrestato due rom residenti ad Alba Adriatica per un furto commesso ai danni di due anziani aquilani proprio nel capoluogo di regione. Vediamo. La squadra mobile della Questura dell'Aquila, sezione reati contro il patrimonio, in collaborazione con la squadra mobile di Teramo e la sottosezione della Polizia Stradale di Pineto, ha arrestato due donne di 48 e 43 anni, residenti in provincia di Teramo, a Villa Rosa di Martinsicuro. Le due donne, appartenenti ad una famiglia abruzzese di origine rom residente ad Alba Adriatica, sono state responsabili di un furto in casa di due coniugi di 90 e 87 anni residenti nel quartiere Torrione dell'Aquila. Le due ladre si sono introdotte nei giorni scorsi, il 28 febbraio, con uno stratagemma all'interno dell'abitazione degli anziani, facendo credere alla coppia che una di loro fosse la figlia di un'amica di famiglia. Una volta all'interno, una delle due si è diretta verso la cucina, dove ha abbracciato la signora come se fosse una vecchia conoscente, chiedendole se stesse bene e riportandole i saluti di sua madre. Nell'occasione, per distrarre ulteriormente gli anziani, le due ladre hanno chiesto anche informazioni circa la vendita di un appartamento all'interno dello stesso condominio. Mentre una delle donne distraeva gli anziani, la complice è entrata nelle stanze lasciate aperte, rubando circa 400 euro e anche preziosi in oro. È stato il figlio della coppia a rendersi conto successivamente che i genitori fossero stati derubati, facendo subito denuncia alla squadra mobile. Nel corso delle perquisizioni delle abitazioni delle due donne sono stati sequestrati circa 1.000 euro in contanti, anche 11.000 pesetas, 200 franchi svizzeri e preziosi, tra cui collane, orecchini ed orologi. Ancora cronaca, due ristoranti chiusi, 1.700 kg di pesce sequestrato e 43.000 euro di sanzioni elevate. Questi alcuni dei numeri significativi dell'operazione Arca di Noè, condotta fra Abruzzo e Molise dagli uomini della Direzione Marittima di Pescara, con l'impiego di 100 militari della Guardia Costiera impiegati su 17 mezzi terrestri e 8 unità navali coordinati dal 14° Centro di Controllo Area Pesca di Stanza a Pescara. L'operazione ha riguardato i controlli sull'intera filiera della pesca per garantire il rispetto delle normative tecniche di settore, comprese quelle a tutela della salute dei consumatori, inerenti la qualità e la salubrità dei prodotti ittici immessi sul mercato. In soli 5 giorni di attività sono stati effettuati circa 100 controlli che hanno permesso di elevare 24 sanzioni amministrative per un importo di circa 39.000 euro ed il sequestro di un quintale di prodotto ittico vario. Cambiamo argomento adesso, parliamo di politica. D'Alfonso si dimetterà quando lo stabilirà la legge, e questo è il messaggio che ribadiscono i consiglieri regionali del Partito Democratico Camillo D'Alessandro e Sandro Mariani assieme all'assessore Silvio Paolucci. Per il PD c'è bisogno di continuità amministrativa, vediamo. A pochi giorni dal deludente risultato elettorale, il Partito Democratico rilancia la volontà di continuare a governare l'Abruzzo. Il consigliere D'Alessandro ha ribattuto anche a Centrodestra e Movimento 5 Stelle, che hanno parlato di stallo, chiarendo, sui dubbi posti dall'opposizione, che il governo regionale continuerà ad essere in carica fino a quando lo stabilisce la legge.
che prevede due passaggi, la proclamazione nei prossimi giorni e poi il 23 di marzo la prima seduta e la convalida che avviene dopo le elezioni dei presidenti di Camera e Senato. A quel punto saranno elette le commissioni e anche la giunta per il regolamento che darà un termine al presidente D'Alfonso che l'istante dopo, ha detto D'Alessandro, si dimetterà. L'assessore regionale Silvio Paolucci ha poi aggiunto che sentirsi dire di voler allungare il governo regionale da chi poi lo fece veramente appare surreale. Nel momento in cui D'Alfonso opterà e sceglierà il Senato, ha continuato Paolucci, la regione sarà guidata dal vicepresidente che immediatamente convocherà le elezioni. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Sandro Mariani ha sottolineato come si approfitti di questa occasione per dare un messaggio di tranquillità a tutti gli abruzzesi sul fatto che le attività regionali andranno avanti. Da capogruppo del PD, ha continuato Mariani, dico che sarà nostro dovere far proseguire il lavoro nella sua massima regolarità. Non si è fatta attendere ovviamente la risposta del centrodestra. D'Alfonso non può prendere in giro gli abruzzesi e se opta per il Senato decadrà entro la fine del mese. Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo di Forza Italia attaccano il presidente della regione Abruzzo e spingono per le elezioni regionali che sono programmabili per il prossimo mese di ottobre. Andrea Costantini. Sospiri, oggi lanciate una sorta di SOS istituzionale, SOS Abruzzo, tutto legato alla posizione del presidente D'Alfonso neoeletto al Senato. Cosa appunto dite in questo SOS? Diciamo che l'Abruzzo non può stare 8 mesi legittimamente fermo senza poter approvare nessuna legge o nessuna delibera regionale. Presidente D'Alfonso ha la possibilità di scegliere se fare il senatore o il presidente della regione. È stato eletto legittimamente e questa è una sua prerogativa. Se opta per fare il senatore, dalla fine di aprile decadrà dal suo ruolo di presidente, ovvero di consigliere regionale. Questo impedirà alla Regione Abruzzo di avere la piena operatività sia nel suo Consiglio regionale per fare leggi che risolvano i problemi della gente sia della sua giunta. Quindi ci sarà un insieme di persone che saranno lì a prendere uno stipendio senza poter fare nulla. Questo noi non lo permetteremo. Non è legittimo, non è giusto per l'Abruzzo e pertanto l'Abruzzo il 14 d'ottobre, che è la tempistica puntuale, giungerà al voto e quando lui parla, D'Alfonso parla che attenderà la convalida degli eletti, sa di dire una sciocchezza giuridica perché il senatore è tale dall'atto in cui viene proclamato, fine mese, tant'è vero che D'Alfonso sarà chiamato, qualora restasse senatore, ad eleggere il presidente del Senato, pertanto è un senatore, pertanto è incompatibile con il ruolo di presidente. Ma vi pare normale tenere l'Abruzzo 8 mesi senza poter approvare neanche uno straccio di legge? Il candidato alla presidenza della regione sarà di Forza Italia o della Lega? Guardi, noi abbiamo uomini e donne veramente all'altezza di questo compito, selezionato dopo tante sfide amministrative, vinte e perse, che hanno fatto sempre il loro dovere. Toccherà al coordinatore regionale senatore Pagano riunire la coalizione e far prevalere le nostre ragioni senza prepotenze su un dato di merito e di efficienza che siamo certi riusciremo a far prevalere. Cambiamo argomento, adesso andiamo a Teramo perché è un periodo nero per le grandi firme che fuggono dal centro storico chiudendo i loro negozi. La buona notizia però è che tanti giovani commercianti locali hanno deciso di investire sulla loro città e di riaprire questi spazi rimasti vuoti. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Periodo nero per il commercio nel centro storico di Teramo. Le grandi griff chiudono i loro negozi prestigiosi e il corso cittadino diventa più buio. Ma se da una parte i famosi franchising decidono di fuggire da questa città sonnacchiosa e impoverita, dall'altra tanti giovani operatori del settore hanno deciso di investire e di ricominciare proprio a Teramo, dove sono nati e cresciuti. Una situazione secondo lei preoccupante? Dunque, non è la migliore delle situazioni sicuramente, in questo momento Teramo sta soffrendo, soffre abbastanza, il centro storico in particolare, alcune aziende grandi, cioè diciamo nomi, marchi non teramani, come abbiamo visto hanno chiuso, a fronte però di tanti teramani che continuano ad investire in città, quindi è secondo me proprio su quelli che bisogna credere. Lei è giovanissimo e ha deciso di investire su questa città, ha qualche dubbio? Ma dubbi no, abbiamo sempre fatto questo, è per quello che dico, ci stanno tanti teramani che ancora credono nel fare impresa a Teramo, nel fare commercio,
diciamo, nel creare una piccola economia, anche perché dietro queste persone sono tanti lavoratori che operano nel settore, che tutte le mattine vanno a lavorare e che sono tanti posti di lavoro. Veramente. Come lo vede il futuro? Ma il futuro non ho un'opinione ben precisa. Sicuramente una cosa importante è che Teramo, il centro storico soprattutto di Teramo, torni ad essere un'opportunità per le aziende, per i giovani che vengono a lavorare a Teramo, che magari non se ne vadano da Teramo, che continuino a credere in una città che in questo momento sta soffrendo, ripeto. L'attaccamento alla propria terra da parte degli imprenditori più giovani sarà sicuramente la spinta propulsiva alla ripresa economica di Teramo e per alcuni marchi importanti che chiudono, altri ne aprono. Sono in arrivo, per esempio, una nuova griff per giovani su Corso San Giorgio e una pasticceria con tavolini e dehors in via Savini, tutti rigorosamente teramani. Andiamo a Pescara adesso perché dal prossimo lunedì sarà attivo il nuovo sistema per le prenotazioni online del CUP. La piattaforma amplia il numero dei servizi fruibili dagli utenti, anche se il periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo sistema potrebbe comportare ancora qualche disagio. Vediamo. Dottoressa Ceccagnoli, da lunedì sarà attivo il nuovo sistema di prenotazione online del CUP di Pescara. Quali saranno le novità più essenziali? Per poter dare tutta una serie di servizi aggiuntivi che nel proseguo di questo anno potranno essere il pago PA, la prenotazione online, il collegamento tra prenotazioni e refertazione. Quindi ora sono i prodromi ora per un'attività molto più evoluta. Del resto il sistema che avevamo in essere datava di 15 anni, era un sistema che non poteva venire più aggiornato ora, e quindi era importante fare questo cambiamento. A seguire ci sarà anche la possibilità ora del PharmaCup, quindi la prenotazione tramite sistema aziendale ora presso le farmacie ora della nostra ASL, e quindi insomma novità importanti. Dovremo nelle prime settimane avere un po' di pazienza, perché come ogni sistema nuovo ora ha bisogno di essere rodato. Il prodotto era un prodotto obsoleto per quanto ben funzionante, che si adattava poco a tutte le evoluzioni che ci vengono richieste dal pubblico, dagli adempimenti normativi non ultimi, per cui siamo stati costretti a fare questo aggiornamento, questa evoluzione. Lato nostro stiamo dispiegando, sia come ufficio sistemi informativi sia come fornitore engineering, una larga schiera di tecnici preparati per poter supportare questa svolta che, come giustamente ha detto la dottoressa, non sarà indolore. Engineering in questa migrazione metterà a disposizione 7 persone on site, quindi presenti sul territorio, che affiancherà, appunto come ha detto l'ingegnere, le risorse della ASL per supportare al meglio l'utenza finale, ma soprattutto gli operatori che giustamente in queste prime settimane non sono così esperte come lo erano sul vecchio sistema, che sta qui da oltre 15 anni. In occasione della festa dell'8 marzo che ci siamo appena lasciati alle spalle, la Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo e la ASL hanno presentato la Rete delle Donne. Si tratta di una serie di percorsi di accoglienza e sostegno e servizi sanitari e sociali a disposizione gratuita di tutte le donne del territorio. Vediamo. In provincia di Teramo esiste una rete fortissima per le donne, fatta di accoglienza, sostegno e servizi. Per cominciare, la ginecologia e l'ostetricia degli ospedali di Teramo e Sant'Omero, che hanno ottenuto il premio dei bollini rosa dal Ministero della Salute come strutture vicine alle donne. Se ne è parlato durante un convegno promosso in occasione dell'8 marzo dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo e dall'ASL, che puntano molto alla medicina di genere. Ma la medicina di genere è veramente una rivoluzione? Certo, è la rivoluzione più importante nel campo della salute della donna. Rivoluzione importante, lo vedremo proprio oggi, l'8 marzo, perché per medicina di genere, nata come medicina per difendere i diritti femminili, è diventata adesso una branca veramente portante e un orgoglio per la donna, che non deve solo più rivendicare i suoi diritti anche in campo sanitario, il diritto alla salute, il diritto ad avere le cure migliori, ma diventa protagonista.
tante le eccellenze sanitarie e sociali a disposizione gratuitamente delle donne teramane. Intanto il percorso del Codice Rosa nei 4 pronto soccorso degli ospedali dell'ASL di Teramo, dedicato alle vittime di violenza, e il Centro Antiviolenza Provinciale La Fenice, che offre gratuitamente sostegno psicologico e legale alle donne che hanno subito abusi. 5 anni di Codice Rosa, qual è il suo bilancio? Il bilancio è estremamente positivo, le persone cominciano a conoscere questo tipo di percorso di accoglienza, anche di cura e di presa in carico che c'è all'interno del pronto soccorso di Teramo, ma che stiamo estendendo anche agli altri 3 pronto soccorsi. Qual è il percorso che si fa in ospedale per una donna abusata? Il nostro personale infermieristico, che è quello che per legge gestisce l'accoglienza, il triage, è in grado di riconoscere quella situazione un po' borderline, protegge immediatamente questa persona segnando tra l'altro un codice giallo, che vuol dire ti faccio passare alla visita prima possibile, perché uno dei pericoli è anche il fatto che la persona ha trovato il coraggio di arrivare e poi per mille motivi può andare via, e allora non la agganci più. Gli ultimi dati del Centro Antiviolenza La Fenice. Allora, il Centro Antiviolenza La Fenice nel 2017 ha avuto 70 donne che si sono rivolte al centro per chiedere aiuto per uscire da una situazione di violenza. Diciamo che le donne che si rivolgono a noi sono equamente distribuite, diciamo, dai 18 fino ai 60 anni, in genere subiscono violenza dal marito oppure dal fidanzato o dall'ex. E apriamo adesso la pagina dello sport. Partiamo dal Pescara, rifinitura a porte chiuse questa mattina per il nuovo Pescara targato Massimo Epifani, che domani debutterà sulla panchina biancazzurra come allenatore della prima squadra. Lo farà contro il Parma, guidato da un pescarese doc come Roberto D'Aversa. La formazione è top secret, anche se Epifani ha confermato che non stravolgerà la squadra in questa prima gara. In difesa, senza l'infortunato Campagnaro, probabili code per rotta centrali con Balzano e Mazzotta laterali. Brugman tornerà in posizione centrale, affiancato da Valzania e Koulibaly. Ancora più incognite in attacco, con Pettinari favorito su Bonino e Falco, Capone e Mancuso pronti a contendersi le altre 2 maglie per quello che potrà essere un 4-3-2-1. Ascoltiamo adesso Epifani nella classica conferenza stampa pre-gara, la sua prima da allenatore della prima squadra biancazzurra. Ma abbiamo innanzitutto lavorato bene in settimana, e sono contento più che altro per aver avuto la disponibilità di tutti i calciatori, ed è quello era il primo mio intento più importante, cercare di coinvolgere tutti, di portare entusiasmo di lavorare, di cercare di presentare domani una squadra che ha innanzitutto grande voglia di fare risultato, e nello stesso tempo portare dentro il lavoro fatto in settimana. Ho provato tutte e 2 le soluzioni, perché abbiamo giocatori con caratteristiche che possono sia giocare a 4 che a 3, specialmente sugli esterni, dove abbiamo terzini che secondo me sono dei grandi quarti di centrocampo, e quindi ho provato anche quella soluzione. Io in mente ho tutto chiaro su quello che farò domani, però è una soluzione che potrebbe servire a questa squadra. Gasso è un giocatore, mi aspettavo questa domanda perché è il tormentone di Pescara, è un giocatore importante per questa squadra, innanzitutto come uomo. Lo vediamo sicuramente in mezzo, non sicuramente da mezzala, questo sicuro. L'equilibrio, trovare l'equilibrio prima possibile, e cercare di difenderci mentre attacchiamo. E quindi voglio una squadra, gli ho chiesto alla squadra una grande prova mentale, perché è difficile in 4 giorni cambiare totalmente il microchip che i giocatori hanno dentro, però gli ho chiesto grande disponibilità in questo, perché dobbiamo ritrovare certezze, specialmente quando attacchiamo dobbiamo già difendere, quindi dobbiamo avere un grosso equilibrio in campo, e senza togliere che quando andiamo avanti dobbiamo fare le cose che sappiamo fare. Ma bello, se ci pensi è bello, perché 2 allenatori di Pescara che si incontrano in Serie B, penso che sia una cosa bella, a prescindere da come andrà domani. Poi siamo, tra l'altro, siamo anche amici, quindi poi c'è un aneddoto che ho fatto l'esordio col Pescara in Serie A contro il Parma, quindi ci sono tante cose che nella vita sembra strano, ma capita. Però a prescindere da questo, poi domani saremo avversari nei 90 minuti.
No, io sono sereno perché ho visto lavorare i ragazzi bene. I dubbi sono, le mie incertezze sono nelle scegliere, perché ti hanno messo in difficoltà. E quindi sicuramente non dormo solamente per le incertezze che avrò di far giocare un giocatore o l'altro. Però sono sereno perché i giocatori mi hanno fatto una settimana dove un allenatore deve stare sereno. E dunque sarà una partita particolare anche per il tecnico parmense ma pescarese Roberto D'Aversa, anche lui impegnato nella conferenza stampa di cui ascoltiamo le parti salienti. Scozzarella e Vacca, se non sbaglio, sarà difficile che siano disponibili. Sì, sotto quell'aspetto mancheranno tutte e due, però abbiamo recuperato Gianni Munari, quindi ha ritrovato la sua migliore condizione, come abbiamo recuperato anche Ciciretti, quindi affrontiamo questa partita con un numero di giocatori da poter fare il risultato pieno. Sì, è chiaro che quando c'è il cambio dell'allenatore c'è una scossa, no? Inevitabilmente. Si è lavorato principalmente su di noi, non sapendo appunto quale possa essere il sistema di gioco con cui vanno in campo loro, e non analizzando le partite, poiché è la prima che fa il nuovo allenatore. Però credo che ormai i ragazzi abbiano raggiunto una maturità tale da adeguarsi immediatamente a qualsiasi sistema di gioco la squadra avversaria si ponga. Sì, è chiaro che le sensazioni sono di ritrovarmi a casa mia in un ambiente dove ho tanti amici, ma soprattutto anche persone che stimo molto. Parlo sia della proprietà che di alcune dirigenti, ma lo stesso magazziniere, un po' tutta gente che ho conosciuto personalmente quando ci ho giocato, ma successivamente siamo rimasti in buoni rapporti. E sicuramente vado in un ambiente familiare, però l'obiettivo mio è quello di andare a fare il risultato pieno, poiché non ci sono ancora mai riuscito come allenatore, quindi vorrei centrare quell'obiettivo, che è la cosa più importante per me, per i miei ragazzi e per noi. Scendiamo in Serie C adesso, perché per il Teramo domenica sera ci sarà il posticipo in casa contro il Sant'Arcangelo, in uno scontro diretto a tutti gli effetti. Dopo il successo di Padova, per gli uomini di Ottavio Palladini il vero obiettivo è trovare la continuità nei risultati, cosa che nelle ultime stagioni è sempre sfuggita. Vediamo. Teramo domenica sera una partita fondamentale contro il Sant'Arcangelo, perché in casa biancorossa, se c'è un concetto che ancora fatica a rendersi davvero concreto, è quello di continuità. Troppe volte infatti dopo un buon risultato ne è arrivato un altro, non proprio da ricordare, e la gara coi romagnoli, un vero e proprio scontro diretto, per di più da giocare davanti al proprio pubblico, arriva dopo la fermazione, la seconda in stagione, contro la capolista Padova. Palladini, almeno nelle intenzioni, vorrebbe dare fiducia nuovamente alla formazione che ha vinto in Veneto, ma i rientri dalle squalifiche di Varas e Amadio lo mettono di fronte a delle scelte da operare, sacrificando inevitabilmente qualcuno. Il vero dubbio potrebbe essere l'eventuale inserimento nel 3-4-3 proprio di Varas sulla corsia di destra, con Sales che andrebbe a comporre il trio difensivo insieme a Caidi e Speranza. In questo caso il sacrificato sarebbe Alessio Milillo, che comunque ha già chiaro come va affrontato il match di domenica sera. Padova si preparava quasi da sola la partita. Col Sant'Arcangelo dobbiamo andare lì e con lo stesso atteggiamento, perché siamo stati dal primo all'ultimo battaglieri. Abbiamo iniziato, ci abbiamo creduto sin dall'inizio, e dobbiamo continuare così anche oltre Sant'Arcangelo, senza farci condizionare da quello che è al di fuori. Dobbiamo pensare alla partita e dobbiamo far capire subito che la partita deve essere nostra. In mezzo il tecnico ha provato Amadio e De Grazia, ma la sensazione è che voglia testare i due giocatori mettendogli di fronte i due che si sono guadagnati la stima del tecnico con una prova super sabato scorso, ovvero Ilari e Graziano. Davanti invece i dubbi sono sostanzialmente di meno. Panico è fuori e ne avrà ancora per qualche settimana. San Domenico andrà a sinistra, mentre a destra è assolutamente inamovibile Antonio Bacio Terracino. In mattinata qualche piccolo problema fisico durante l'allenamento per Cedric Gondò, che tuttavia dovrebbe farcela per la sfida del Bonolis, gara da vincere per continuare il filotto di risultati iniziati la scorsa settimana e per rendere finalmente concreta la parola continuità. E in Serie D invece caos totale nell'Aquila Calcio. L'assemblea per il bilancio va deserta, si presenta solo Miani. La squadra chiede spiegazioni a Chiodi, l'assessore allo sport in sede, ma di certezze ad oggi non ne esistono. Vediamo il servizio. Caos totale all'interno dell'Aquila Calcio.
Ieri l'assemblea dei soci, tanto attesa per l'approvazione del bilancio, è andata deserta. L'unico a presentarsi è stato l'amministratore Miani, che l'aveva convocata. Una strategia per prendere tempo, quella dei soci? Fatto sta che nella sede presso lo stadio in Gran Sasso si sono ritrovati giocatori, allenatori e collaboratori infuriati per chiedere spiegazioni all'amministratore, che non ha potuto far altro che prendere atto dell'assenza dei soci. In un'assemblea ritenuta invece decisiva per il futuro del club. I giocatori e mister Battistini hanno cercato telefonicamente un confronto con il patron Chiodi, che secondo quanto si è appreso non avrebbe neanche fornito rassicurazioni agli atleti e allo staff, che pretendono giustamente garanzie e stipendi arretrati. La squadra, del resto, ha mostrato decisamente un attaccamento di gran lunga superiore a quello mostrato dai soci fino ad ora, che disertando un appuntamento così importante, di certo non hanno lanciato un buon segnale alla città. Sicuramente l'amministrazione comunale farà una prova di forza per richiamare i soci alle loro responsabilità. Del resto, l'assessore Piccinini ieri sera si è trattenuto fino a tardi con la squadra e ha assicurato massimo impegno per cercare di arrivare fino a giugno in maniera dignitosa. Dalla società, in modo molto preoccupante, non arrivano segnali, il solito silenzio imbarazzante, fatta eccezione per l'amministratore che, visti gli scenari, potrebbe anche dimettersi. E con questo servizio si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.